Buongiorno amici, io sono Andrea e bentornati sul mio canale The Microlab. Vi avevo annunciato un po' di tempo fa, in uno degli ultimi video, che ci sarebbero stati dei grandi cambiamenti con l'anno nuovo. Esatto, finalmente mi sono spostato. Ho uno spazio molto più grande dove poter portare avanti tutti i miei progetti che ora vi spiegherò. Prima di iniziare vorrei spiegarvi che cos'è questo spazio, o meglio la sua storia. Questa è un'autocarrozzeria. È l'autocarrozzeria dove ha lavorato mio suocero per tanti anni, circa 35. La cosa bella che stiamo facendo in questa officina è portarla a nuova vita, quindi riconvertire tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi in una nuova direzione, la direzione del canale The Microlab. Continuerò a pubblicare i miei video, i miei progetti, le mie idee, come ho sempre fatto. La domanda che mi fanno in tanti quando gli racconto di questo mio nuovo progetto, di questa mia nuova avventura, è: ma che cosa ci vuoi fare realmente? A parte proseguire il percorso che ho fatto fino ad oggi con YouTube, con i video, con i miei progetti, le mie idee che ho sempre condiviso con voi, vorrei affiancare anche una parte di progettazione e vendita di alcuni oggetti, di alcuni manufatti, di alcune idee che realizzo nel tempo. Allora ragazzi, un'altra grande novità: un nuovo logo. Bene, questa era una cosa che io avevo in mente già da tanto tempo, dare un po' una svecchiata al canale e renderlo un pochino più giovane e dinamico. Adesso ne ho la possibilità. Un nuovo logo, ve lo faccio vedere, che è questo qui, lo avete sicuramente visto già nei vari social. Anzi, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi anche a Facebook e ad Instagram, e vi lascio il link qui sotto, perché comunque lì molto spesso pubblico degli aggiornamenti anche del lavoro che sto facendo qui nel nuovo laboratorio. Quindi se volete rimanere un po' più aggiornati e se vi incuriosisce un pochino anche la cosa, andate anche su Instagram e Facebook e seguitemi anche lì. Vi stavo dicendo, grande novità, il nuovo logo. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare di cuore i ragazzi di Les Visual, perché mi hanno accompagnato in questo percorso e sono stati davvero preziosi. Da zero alla realizzazione del logo, dei bigliettini da visita, ci saranno delle nuove magliette, e tutto ciò che gira intorno anche ai social con i vari banner, con tutto quello che di cui avevo bisogno fino ad oggi. Quindi grazie ragazzi, un grande abbraccio. Allora amici, cominciamo il vero e proprio tour del laboratorio. Questa è la prima parte che abbiamo sistemato, quella che vedete alle mie spalle. Ho acquistato già del ferro perché vorrei realizzare con questo dei banconi molto grandi, non dico tutta la parete, però abbastanza grandi, li sto ancora progettando. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare Marcello di Murphy Maker, ciao Marcello, perché ho acquistato il suo videocorso sulla saldatura e ho cominciato a vedere un paio di puntate, e allora mi è presa anche a me questa passione e voglio iniziare a provare a fare qualcosa con il ferro, anche perché i banchi saranno molto grandi, quindi vorrei realizzarli comunque misti ferro e legno, ferro come struttura, legno come top. Vi lascio comunque ragazzi il link del corso di Murphy Maker qui sotto in descrizione. Quindi saluto Marcello di Murphy Maker, ciao, ci vediamo presto. Da bravo maker sto cercando di fare tutto da me, quindi stiamo rimbiancando le pareti, stiamo sistemando l'impianto elettrico, anzi adesso ve lo faccio vedere, perché io mi sono messo tutte quante le canaline esterne, poi un amico elettricista mi ha dato una mano per tutti i cablaggi, i fili e tutto il resto, quindi comunque abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Una delle cose che mi ero prefissato di fare era quella di progettare l'impianto elettrico in modo che potesse essere facilmente adeguato a un impianto domotico, quindi ho messo specialmente delle scatole un pochino più grandi per poterci inserire i controlli, quelli tipo i sonoff wifi, queste cose qua, in modo da poter controllare in maniera intelligente tutto l'impianto dell'illuminazione. Vi voglio mostrare la seconda parte del laboratorio. Questa è l'entrata, come potete vedere ci sono due porte scorrevoli, sono larghe circa 3 metri, 3 metri e mezzo, e davanti c'è una serranda. Allora, proprio in merito a questo vi do una piccola anticipazione, perché l'ho già montato, lo vedrete in un prossimo video, dovevo acquistare dei nuovi telecomandi per poter aprire la serranda. Però a questo punto, visto che non riuscivo a trovarne di commerciali e quelli originali erano sia difficili da trovare che molto costosi, ho trovato un ricevitore che funziona con una SIM GSM classica del telefonino e permette di automatizzare proprio
questi sistemi. L'ho già montata, funziona perfettamente perché basta una telefonata, chiamando il numero della SIM contenuta nel dispositivo, riesco ad alzare o ad abbassare la serranda. Molto comoda e utile perché un domani potrò tranquillamente automatizzarla. Come avete visto nel mio precedente video, quello in cui utilizzavo i Sonoff con IFTTT, geolocalizzando la mia posizione, posso impostare che nel momento in cui mi avvicino al laboratorio, in automatico la serranda si aprirà. Una cosa molto curiosa, molto interessante, e la vedremo in un prossimo video, anche perché questo dispositivo costa davvero poco, costa poco più di un singolo telecomando, quindi ci permette veramente di avere un grande risparmio anche nel tempo, perché poi in effetti a me questi telecomandi mi si distruggono sempre e mi durano pochissimo. Allora, altra parte del laboratorio è questa. Questa qui è una parte che ancora stiamo sistemando, perché ora vedete le scaffalature, ma queste servono soltanto per questo momento, è una cosa temporanea, perché poi andranno via anche qua in tutto questo spazio. Adesso ve lo inquadro meglio, in tutto questo spazio che vedete andranno anche qui delle macchine e dei banchi da lavoro. Le scaffalature saranno spostate nella parte in fondo al laboratorio e progettati con delle ruote, quindi potrò spostarli facilmente, anche perché, come potete vedere, questa è una parte leggermente più buia del laboratorio, invece di qua c'è molta più luce, specialmente la mattina dove entra proprio, dove batte il sole. Quindi anche questa è una parte ancora work in progress, vedremo poi più avanti l'avanzamento dei lavori. Tutta quanta l'illuminazione, almeno in questa prima zona, è stata risistemata e rifatta da zero. Ho comprato dei pannelli LED, dei pannelli con 4000 gradi Kelvin di temperatura di colore, quindi una luce naturale, e oltretutto sono tutti uguali, quindi mi aiuteranno pure nel momento in cui dovrò girare i miei video. Bilanciato una volta il bianco, poi rimarrà sempre quello, perché la luce più o meno dovrebbe rimanere sempre quella. Ecco qua, vi faccio vedere per bene tutto quello, tutti i nuovi pannelli. Bene, ora vi faccio vedere invece un'altra parte, che è la parte posteriore, diciamo, del laboratorio, che è questa qui. Allora, anche qui stiamo facendo, come potete vedere, cerco di illuminarlo meglio, come potete vedere stiamo facendo anche qui il massetto, perché questa sarà questa specie di nicchia, ve la inquadro meglio, ospiterà il compressore. Sulla parte sinistra vorrei metterci una vasca per poterlo utilizzare nei miei progetti, quindi un lavandino un po' grande dove poter, che ne so, usare le pietre d'acqua e tutto il resto, mentre invece nella parte sinistra verranno messe le scaffalature. Qui in questa parte verranno messe le scaffalature che avete visto prima. Questo qui è un compressore Fini, ha un bel po' di anni, devo ammettere, ha lavorato tanto, però comunque è ancora perfettamente funzionante. Ha due motori da 4 cavalli ognuno, sono stati sostituiti i due filtri dell'aria dei due motori, è stato sostituito l'olio a tutti e due i motori, ed ora sto aspettando che arrivino anche le cinghie, perché le ho ordinate nuove, ho ricomprato proprio quelle originali. Che dire, compressore da 500 litri, forse sovradimensionato per quanto io dovrò usarlo, però tutto sommato comunque me lo sono ritrovato. Ed ecco pure perché all'inizio del video vi dicevo dare nuova vita a questo posto, proprio perché, a parte che tanta dell'attrezzatura riuscirò a riutilizzarla nei miei futuri progetti, e poi è proprio bella l'idea comunque di dare una seconda vita a questo posto, che è una cosa che veramente mi dà tanta soddisfazione. Una delle cose che più mi è mancata nel tempo è poter ospitare voi maker qui nel mio laboratorio. L'altro era davvero troppo piccolo, quindi poterci lavorare in due era molto difficile. Ora invece, con tutto questo spazio a disposizione, ho la possibilità di ospitare voi e le vostre idee che potremmo realizzare insieme in questo nuovo laboratorio. Quindi questa è un'altra delle cose che vorrei portare avanti nel tempo. Allora ragazzi, io adesso vi ho fatto vedere un po' il laboratorio. Se avete delle idee su come sistemare delle cose, o magari su come potrei procedere nei lavori, scrivetemele qui sotto nei commenti. Quindi ragazzi, io per ora vi saluto, vi abbraccio tantissimo, mi spiace essere mancato in questo periodo, ma ora capite perché. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettetemi un bel like e poi ci vediamo al prossimo video. Un grande abbraccio, ciao ragazzi, a presto!